La conferenza sulle sanzioni ha avuto per oggetto questa tematica che è stata affrontata sia dal punto di vista del diritto internazionale sia da quello delle relazioni internazionali. Entrambi gli aspetti non possono essere sottovalutati. Per quanto riguarda il diritto internazionale, uno dei problemi più acuti che riguardano le sanzioni concerne la loro legittimità e legalità. Qual è l'organo competente nella comunità internazionale che può adottare delle sanzioni? Ovviamente, in primo luogo, noi pensiamo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma ormai queste sanzioni, che tecnicamente sotto il profilo del diritto internazionale vengono chiamate contromisure o misure restrittive, sono adottate anche da organizzazioni regionali e da singoli stati, singolarmente o in coalizione con altri stati. È ovvio che si tratta di una problematica che non è scevra da discussioni nella comunità internazionale, perché specialmente, e lo abbiamo visto durante la conferenza, specialmente coloro i quali affermano che le sanzioni dovrebbero essere adottate solo da parte delle Nazioni Unite, affermano che le sanzioni individuali, cioè le contromisure adottate sia dagli stati singolarmente considerati sia dall'Unione Europea, potrebbero essere adottate solo su autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A mio avviso, tale opinione però non ha una sua validità nella comunità internazionale perché è ovvio che il Consiglio di sicurezza può adottare delle sanzioni solo nel caso in cui ci sia una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, indipendentemente dal fatto che il soggetto sanzionato abbia commesso un illecito internazionale, mentre per quanto riguarda gli stati individualmente considerati, queste contromisure sono adottate dagli stati nei confronti del soggetto sanzionato allo scopo di imporgli una determinata condotta e di ristabilire l'ordine internazionale che era stato violato. Vi sono dei problemi non indifferenti anche per quanto riguarda l'Unione Europea e in particolare per quanto riguarda la legislazione di adozione delle sanzioni in questione, perché queste sono adottate dall'Unione ma vengono eseguite dai singoli stati. E quindi bisogna vedere, bisogna accertare se ci sia una differenza di applicazione tra le sanzioni che favoriscono l'uno o l'altro stato. L'altro problema che viene in considerazione per quanto riguarda le sanzioni ha per oggetto i diritti umani e in particolare bisogna vedere se esistono dei rimedi contro le sanzioni che sono state adottate dagli organismi internazionali, dei rimedi che possono essere azionati sia di fronte ai tribunali internazionali sia di fronte ai tribunali interni, ma ormai c'è tutta una giurisprudenza in questo senso per cui bisogna effettivamente accertare se sono stati rispettati tutti i parametri stabiliti dal diritto internazionale. Come problema che è stato discusso, che ancora non ha trovato una solida soluzione a livello internazionale, è quando queste sanzioni finiscono per produrre un nocumento nei confronti della popolazione civile, cioè sanzioni talmente severe che finiscono per produrre dei gravi danni alla popolazione civile. E una via da percorrere, secondo taluni studiosi, è quella di prendere in considerazione tutti i parametri, non solo dei diritti umani, ma anche del diritto internazionale umanitario, diritto internazionale umanitario che si applica in caso di conflitto armato, qui dovrebbe essere applicato per quanto riguarda le sanzioni, ovviamente in tempo di pace, ma allo scopo di eliminare delle sanzioni che sono particolarmente nocive per la popolazione civile. Sotto il profilo delle relazioni internazionali è stato poi affrontato il problema dell'efficacia delle sanzioni, cioè le sanzioni possono costringere effettivamente colui che ha violato il diritto internazionale a intraprendere, a ritornare indietro, a mettersi, per così dire, sulla buona strada. La risposta in genere è sì, che queste sanzioni sono efficaci e
in primo luogo perché esse sono un'alternativa al conflitto armato, sono un'alternativa alla politica di forza, e in secondo luogo perché queste sanzioni dovrebbero portare con sé delle misure conseguenziali allo scopo di raggiungere gli effetti che sono desiderati da parte degli stati. Ovviamente gli effetti delle sanzioni non si possono vedere in un arco di tempo molto limitato, ma spesso queste sono efficaci solo dopo un certo periodo di tempo, ma l'esperienza dimostra che in determinati casi queste sanzioni sono efficaci, nel lungo periodo queste sanzioni sono efficaci. Perciò, nonostante ci siano alcune opposizioni, specialmente da parte di alcuni autori che provengono dagli stati oggetto delle sanzioni, normalmente però c'è una comune sopigno per quanto riguarda l'efficacia delle sanzioni e la loro legalità.